provincia, entro marzo si sapranno gli esuberi. Palazzo Ducale dovrà stabilire entro la fine del prossimo mese quali saranno i dipendenti che dovranno emigrare in altri enti. 5 giorni di festa a Rione Marco Polo, presentata la festa rionale che parte venerdì prossimo e prosegue fino al martedì grasso. Gli effetti speciali di Cronenberg, aperta la Fondazione Ragghianti, la mostra dedicata ai lavori del regista canadese nell'ambito del Lucca Film Festival. Musica ed emozioni nel nome di Piazzolla, successo per il weekend dedicato al grande compositore argentino la cui famiglia aveva origini garfagnine. Lo sport si ferma a Nolè, stangata a Rajčević, il capitano della Lucchese rischia di saltare la sfida con la SPAL, mentre l'attaccante montenegrino tornerà solo a marzo. Tennis, Bagni di Lucca trionfa nella Pinetina Cup femminile, storico successo del sodalizio termale che batte 2-0 le fiorentine del tennis club La Fiorita, già vicecampioni uscenti. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG. Noi in apertura torniamo a parlare della questione provincia, in particolare della questione del personale che dovrebbe essere considerato in esubero anche nell'amministrazione provinciale lucchese a seguito della riforma delle province italiane. Oggi è stato aperto il tavolo di trattative in prefettura alla presenza del presidente Baccelli e dei sindacati. Ha aperto i battenti il tavolo di lavoro per la ricollocazione dei dipendenti della provincia di Lucca nell'ambito della riforma delle amministrazioni provinciali. In prefettura, alla presenza anche del presidente della provincia Stefano Baccelli e dei sindacati, sono stati convocati in 3 differenti sedute i rappresentanti dei comuni della Piana, della Versilia e della Valle del Serchio. Il tema è stato quello delle procedure per il riassorbimento del personale di Palazzo Ducale. Entro la fine di marzo la provincia deve indicare quale sarà la dotazione di organico di cui necessita per le funzioni che le rimarranno assegnate e quali saranno quindi gli esuberi che dovranno essere ricollocati in altri enti. Qui entrano in gioco i comuni che dovranno assumere gli ex dipendenti provinciali a seconda delle funzioni loro assegnate. Nel corso dell'incontro la prefetto Giovanna Cagliostro ha sottolineato la necessità che le professionalità già formate sul territorio non vengano disperse, ma rimangano a servizio delle popolazioni della provincia di Lucca. Sulla scalinata di Palazzo Ducale i sindacati hanno apposto una serie di cartelli che simboleggiavano il rischio dell'allontanamento dal territorio dei dipendenti e chiedevano la collaborazione dei comuni della provincia di Lucca. Le altre notizie della giornata. Un operaio di 40 anni di Pietrasanta è in prognosi riservata a Pisa a causa del virus H1N1, comunemente chiamato influenza suina. L'uomo si era sentito male la scorsa settimana. La febbre è alta e una broncopolmonite lo hanno ridotto in gravi condizioni. È attualmente ricoverato nel reparto cardiotoracico di Cisanello. A Lucca alcune dosi di hashish e marijuana sono state trovate all'Istituto Professionale Giorgi nel corso di alcuni controlli effettuati dalla polizia con l'ausilio di unità cinofile specializzate. I controlli erano stati richiesti dalla dirigente scolastica Donatella Buonriposi. Dapprima i cani hanno indirizzato l'attenzione dei poliziotti su uno studente di 15 anni che ha spontaneamente consegnato una dose di marijuana. Sono stati avvertiti i genitori e il giovane, il 15enne, è stato segnalato alla prefettura. Successivamente i cani hanno fiutato un'altra dose di marijuana nei pressi del cestino di un'aula e 6 dosi di hashish in giardino sotto la finestra di un'altra aula. In entrambi i casi erano state evidentemente gettate via dagli studenti che si erano accorti dei controlli in corso. I controlli nelle scuole proseguiranno fino alla fine dell'anno scolastico. Torniamo a parlare dell'emergenza cave sulle Alpi Apuane, o meglio del piano paesaggistico regionale che viene fortemente contestato dalle aziende del marmo in Versilia e in Garfagnana. A Pietrasanta è stata indetta un'affollata assemblea. Io vi dico che è suonata l'ultima campana. È suonata l'ultima campana. Se il piano paesaggistico regionale verrà adottato così com'è, decreterà la fine dell'attività delle cave della Garfagnana e della Versilia. È questo il messaggio espresso dal sindaco di Vagli, Mario Puglia, alla riunione convocata con il coordinamento delle imprese Lapide Apo Versiliesi, che si è tenuta all'interno dei locali del Musa di Pietrasanta.
Un grido d'allarme ripreso anche dal presidente del consorzio Cosmave, Fabrizio Rovai, che ha ricordato come da più di un anno tutto il comparto chieda a gran voce la revisione del piano, affermando che se sarà necessario non si esiterà a fare la voce grossa nelle sedi istituzionali di riferimento. Il nodo della questione riguarda la delibera della Giunta regionale che sta per passare in commissione per essere esaminata. Le imprese del comparto hanno a più riprese denunciato che, se tale delibera verrà approvata, renderà di fatto impossibile la coltivazione delle cave di marmo in tutto il territorio del Parco delle Alpi Apuane. Eppure, secondo gli operatori, una convivenza tra l'attività estrattiva ed il parco è possibile. È possibilissima la convivenza tra l'ambiente e le cave di marmo, e il senso di appartenenza alle comunità locali e tutto quello che ne discende, perché le cave è il nostro lavoro, è il nostro passato, ma soprattutto è il nostro futuro. Poi siamo ben disposti anche a altre attività, a altre iniziative, noi non le taglieremo senz'altro, anzi siamo di quelli che se ci sono possibilità di fare qualche cosa che sia a margine della nostra attività, che comunque possa dare occupazione e sviluppo alla nostra gente, ai nostri luoghi, alla nostra gioventù, siamo ben consapevoli, siamo d'accordissimo. Tanta gente a Pietrasanta avete visto, ma anche tanta gente a Lucca, all'incontro che è stato indetto all'ex Casa del Boia sulla questione delle casermette delle mura urbane. Sapete che il Comune ha introdotto un nuovo regolamento per il quale le associazioni che usufruiscono delle casermette devono pagare un affitto. L'assemblea è stata molto partecipata. A inizio incontro c'è stato un duro intervento della presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, che ha fortemente criticato vari aspetti della decisione presa dal Comune. Comunque, ovviamente un servizio, vi proporremo un servizio su questa assemblea nelle edizioni di domani del TG Noi. Adesso andiamo a parlare di un altro importante argomento di questi giorni, la minaccia delle Poste di tagliare tanti uffici postali in Toscana, in particolare nelle zone montane e più disagiate. Oggi il senatore Andrea Marcucci ha incontrato il sottosegretario allo sviluppo economico Giacomelli, appunto sulla questione del piano che prevede 9 chiusure soltanto in provincia di Lucca. L'incontro aveva lo scopo di sensibilizzare il sottosegretario Giacomelli sul problema, e a questo proposito il governo domani incontrerà Francesco Caio, amministratore delegato delle Poste, e Angelo Cardani, che è il presidente dell'Authority. Altra notizia è quella che oltre 60 parlamentari del Partito Democratico hanno presentato un'interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico per chiedere lo stop al taglio degli uffici postali. In questo caso la notizia è stata annunciata dal deputato PD Raffaella Mariani, che ha ricordato anche come l'autorità per le garanzie delle comunicazioni abbia introdotto divieti di chiusura degli uffici nelle zone remote del paese, ritenendo prevalente l'esigenza di garantire il servizio anche a fronte di volumi di traffico bassi e alti costi di esercizio. E infine, sempre su questo argomento, c'è stato anche un incontro in regione. Il presidente della regione Enrico Rossi ha ricevuto circa 100 sindaci provenienti da tutta la Toscana e anche dalla provincia di Lucca, e al termine ha detto chiaramente che i tagli agli uffici postali in Toscana non passeranno. E adesso ci spostiamo a Viareggio per parlare della prossima apertura della festa rionale di Carnevale del Marco Polo. Dopo quella al campo d'aviazione parte la festa del rione Marco Polo, quest'anno la festa rionale più importante del Carnevale di Viareggio. A presentarla a Palazzo delle Muse è stato Marco Puccinelli, il presidente del rione. Quest'anno la festa fa uno storico balzo in avanti. Per la prima volta infatti al Marco Polo si festeggerà per 5 serate di seguito, da venerdì 13 a martedì 17 febbraio. E proprio il giorno di Martedì Grasso è in programma una grande parata di maschere che farà da ponte tra la festa in cittadella, in programma nel pomeriggio, e il baccanale notturno. Al Martedì Grasso, alla cittadella, c'è una ripresa RAI, quindi c'è una festa proprio a livello nazionale con la RAI,
inizierà alle 2:30, andrà avanti un paio d'ore circa, dopodiché, finita la festa con la RAI, ci sarà una sfilata di maschere che parte dalla cittadella, verrà lungo la via, lungo il canale del Lido di Camaiore Viareggio, prenderà la via Maroncelli e tornerà nella festa del Rione Marco Polo. Quindi martedì grasso, grande festa. Chi vuol venire a divertirsi è ben accetto, venga pure che si divertirà senz'altro. 5 giorni di festa quindi, ma per contenere le spese il circuito sarà dimezzato rispetto agli anni scorsi. Ci saranno comunque 2 palchi musica, uno sul piazzale della chiesa e uno in via Durazzo e un complessino in via Prato. Il presidente Puccinelli si è scusato in anticipo per i possibili disagi che potrebbero derivare dalla festa ai residenti, ma ha anche sottolineato che la situazione è sempre più migliorata nel corso degli ultimi anni e anche la parrocchia ne ha dato atto. Infine Puccinelli ha svelato l'altra grande novità di quest'anno, il concorso a premi. Nel corso di 2 delle 5 serate della festa sarà proiettata in cielo una scritta. Risulteranno vincitrici le 3 persone che filmeranno la scritta con il cellulare per prime. I premi sono davvero invitanti. Il primo è una crociera nel nord Europa, il secondo una settimana bianca, il terzo una settimana in una spa. Rimaniamo a parlare di Viareggio, in particolare delle elezioni, perché Torre del Lago lancia la candidatura di Massimiliano Baldini. Il Movimento Cittadini per Viareggio e Torre del Lago e la lista per Torre del Lago Puccini hanno annunciato la loro alleanza in vista delle elezioni comunali ed hanno individuato come candidato appunto l'avvocato Baldini. I 2 movimenti sollecitano Baldini a sciogliere fin dai prossimi giorni ogni residua riserva. Torniamo invece a Lucca con una notizia che riguarda i parcheggi in centro storico. La Fondazione Banca del Monte ha fornito la propria disponibilità ad erogare un contributo al Comune per rendere gratuiti i parcheggi in città dalle 18:30 alle ore 20. Palazzo Orsetti quindi presenterà una richiesta ufficiale del contributo alla Fondazione. L'intento del Comune è quello di applicare l'ora e mezzo di sosta gratuita dal 1 marzo fino a Pasqua. Ancora a Lucca l'apertura della mostra dedicata al regista canadese David Cronenberg. Il fascino morboso dei film del regista David Cronenberg è racchiuso nell'eccezionale mostra che aprirà i battenti il prossimo 15 febbraio alla Fondazione Ragghianti di Lucca. La mostra si chiama Evolution e presenta alcune delle testimonianze più significative dei successi del regista canadese. A partire dalla cabina di trasformazione del celebre film La Mosca, uno degli horror più famosi degli anni Ottanta, per proseguire con gli effetti speciali di altri film cult come I Gemelli, Videodrome, Il Pasto Nudo e il più recente Existence. La mostra, che rimane aperta fino al 15 maggio, rientra nel Lucca Film Festival, manifestazione sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ed è promossa in collaborazione con Comitato Nuovi Eventi per Lucca, insieme al Festival, alla Banca Pictet e alla Société Générale. In realtà però di mostre dedicate a Cronenberg a Lucca ne apriranno altre. La mostra ai macelli, Red Cards, che è un progetto installativo, espositivo, dedicato a un film che lui avrebbe tanto voluto fare, alla sua più grande passione, la Ferrari, ma che poi non è riuscito a fare. E a Lucca abbiamo anche però una sezione distaccata di Evolution, che è M. Butterfly. Come ho detto, all'interno di Evolution si ripercorre tutta la vita, tutto il lavoro di Cronenberg, e quindi si parla anche di M. Butterfly, il film con Jeremy Irons, il film dedicato a Puccini, che non potevamo non fare se non dentro la casa natale di Giacomo Puccini, dove troverete il costume originale del film e oggetti originali del film. E non finisce qui. Dato che quest'anno il Lucca Film Festival è legato ad Europa Cinema, ci sarà una mostra anche a Viareggio. Si chiamerà Chromosomes, sarà ospitata alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea e presenterà 70 fotogrammi scelti da Cronenberg in persona tra i suoi film più famosi, ormai diventati icone dell'arte contemporanea. Adesso andiamo a vedere immagini e ascoltare la musica del weekend che la Garfagnana, in particolare Castelnuovo e Villa Collemandina, hanno voluto dedicare al grande compositore argentino Astor Piazzolla. Un fiume di emozioni lungo 2 giorni sulle ali di una musica senza tempo. Questo è stato il weekend dedicato all'opera e alla vita di Astor Piazzolla, uno dei più grandi compositori di tango di tutti i tempi, la cui famiglia era originaria di Villa Collemandina.
L'iniziativa era promossa dal Parco Appennino Tosco Emiliano, dall'Unione dei Comuni della Garfagnana, dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dalla Fondazione Piazzolla. Sabato sera al Teatro Alfieri di Castelnuovo c'era il tutto esaurito. Dopo i saluti delle autorità, sul palco è salita la madrina della manifestazione, la signora Laura Escalada Piazzolla, moglie del maestro argentino, raggiante nel vedere il teatro pieno in ogni ordine di posti. Momento magico della serata è stata l'esecuzione dal vivo da parte del quartetto Four for Tango di Libertango, il brano più conosciuto di Astor Piazzolla. Più volte spontaneamente il pubblico non ha trattenuto gli applausi a scena aperta. Sul palco ha poi fatto irruzione la coppia di ballerini italo-argentini, Claudio Giurman e Carina Filomena, che hanno interpretato la seconda parte del brano, terminato con una vera e propria ovazione. Ancora emozioni il giorno dopo, la domenica, a Massa Sassorosso. Dopo la Santa Messa c'è stata l'inaugurazione della cartellonistica che riguarda le origini e la carriera del maestro Piazzolla. La signora Laura non si aspettava di rivedere alcune immagini del marito e della famiglia ed è stata sopraffatta dalla commozione. La giornata si è conclusa nel pomeriggio con uno stage di avvio al tango eccezionalmente regalato da Claudio Giurman e Carina Filomena. È la cosa principale. Si chiude qui la prima parte della TG, adesso la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.